conosciamo zio Paolo. Ciao zio Paolo. Buonasera a tutti. Come mai ti sei iscritto al The Voice Festival Talent con questo nome soprattutto? Raccontami un attimino la tua storia, il tuo nome intanto. Sì, praticamente è stato il mio amico Mastro Falco che mi ha cominciato a chiamare zio Paolo e ho detto, ho continuato questo nome. E poi in mezzo a tutti questi ragazzi come potrei chiamarsi uno della mia età? O nonno? Ancora nonno no, però. Ma sì, sì, ci sono tantissimi giovani, però anche un po' di tutte le età, come in ogni contest, come in ogni gara. E allora, come mai sei qui? Come mai vuoi cimentarti anche tu in questo contest? Sono qui perché un grande artista, Andy Warhol, cosa diceva? Che prima o poi ognuno di noi avrà il suo quarto d'ora di celebrità. E non volevo smentire questo grande artista, ecco, dai. Hai ragione. Quindi questo è il tuo, non dico quarto d'ora, i tuoi 7-8 minuti di celebrità. Sì, esatto. Non, spero che non siano gli ultimi, però anche se sono gli ultimi non importa. Il mio sogno si è avverato, diciamo. Sono contenta. Posso chiamarti anch'io zio Paolo? Certo, come no. Cosa vuoi fare da grande, zio? Da grande voglio fare, dunque, se questo era un concorso di bellezza, potevo dire che volevo fare terminare tutte le guerre, fare risolvere la pace nel mondo, la fame, tutte quelle cose. Però da grande vorrei fare, vedo una chitarra, da ragazzino avevo cominciato a suonare la chitarra, però per motivi contingenti il maestro costava troppo e mio padre non poteva permetterselo. Vorrei ricominciare a suonare la chitarra. Scrivere qualche canzone, perché qualche poesia l'ho già scritta. Il mio amico Mastro Falco ne ha musicata una, è dedicata alla gente di cantiere, siccome noi lavoriamo nei cantieri stradali così, e ho dedicato questa poesia, lui ha fatto una bellissima canzone, e magari adesso che forse mi lasceranno il tempo di andarmene un po' a riposare, scrivere qualcosa, poi anche c'è sempre tempo per fare tutto pian visto pianino. Che un grande scrittore del Lago di Como alla mia età ha cominciato a scrivere anche lui dopo un po' di tempo, ho detto magari posso anche provarci, perlomeno provarci. Ma certo zio Paolo. Ascolta, allora finora come sta andando questa gara? È un'esperienza positiva? Sì. La giudichi bene? Sì, perché vedo la professionalità, grande amicizia, non c'è quello stress, non c'è troppa rivalità. Sì, no, beh, anche perché c'è molta emozione, quindi sai, quando c'è emozione si fa gruppo, eh? Sì. Poi ecco, sì, la rivalità va bene, perché in tutti i campi va bene, perché io anche nel mondo del lavoro c'è la rivalità, può essere sana, può essere cattiva. La rivalità sana è la cosa migliore che ci possa essere, perché è quella che ti aiuta ad andare avanti, andare oltre, a fare quel piccolo passetto in più. Se tu sei da solo e non hai nessun concorrente, che cosa fai? Ti dici bravo da solo? No, certo. Gli altri devono dirti che sei bravo, non devi essere tu. Giusto. Bene, buono lo spirito che hai, zio Paolo. Cosa ci presenti? Che pezzo ci canti? Una grandissima storia d'amore, La donna cannone del principe De Gregori. Bene. È la più bella canzone d'amore. Prima mi hai detto che tu ti emozioni tantissimo, che addirittura con certe canzoni tremi. Sì, sì. Bene, e allora ti ascoltiamo. Grazie. A voi, ad applausi, zio Paolo! Butterò questo mio enorme cuore fra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda io volerò. Quando la donna cannone d'oro d'argento diventerà,
senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si sbloccherà. Un applauso dal pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. E con le mani, amore, con le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, senza ali e senza rete, voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Gli altri giurarono, spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, con le mani ti prenderò, senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, senza ali e senza rete, voleremo via. Importante, eh? Hai raggiunto il risultato. Diceva Celentano che l'emozione non ha voce, però a volte riciamo a farla anche avere la voce. Hai ragione. Buono. Buon proseguimento a tutti. Grazie a te, zio Paolo. E adesso concludiamo simpaticamente col nostro amico di applausi, il cantautore John Belgrado.